Noi di aneddoti ne abbiamo veramente tanti, perché tutti i nomi dei nostri vini sono ispirati a personaggi storici del Monferrato, e qua ce ne sono veramente tanti. Un sacco di volte non facciamo questa strada, ma io volevo stare di là, siete voi che avete voluto passare. Io vi ho detto non facciamo, non passiamo di qua. Ma l'avete deciso voi. E molte volte ve l'ho detto, avete combinato un grosso guaio. Ma scusi, signor Bruzzone, come fa ad essere colpa mia? Eh sì, e sarebbe colpa mia. Beh, se fossimo rimasti sulla strada che conoscevamo, ma siete voi che avete detto, ma su, proviamone una nuova, cos'è che può andare storto? Ma sapete, mio caro, che io amo sperimentare, sono un uomo di mondo io. Davvero una bella idea. Sì, ma d'altronde, a questo punto, cos'è che potremmo fare? Io vi dico che sicuramente noi potremo accogliere questi nostri amici. Allora, caro signor cocchiere, ditemi, avete voi una soluzione? L'unica soluzione che vedo, con rispetto parlando, è chiedere a questi figuri qua. Però fate voi che con le parole siete di sicuro più bravo di me. Signori, buonasera. Siamo capitati in una incresciosa situazione, io e il mio cocchiere. Ma permettetemi, mi presenti. Il mio nome è Pier Luigi Bruzzone e sono uno studioso. Vengo da Genova. Io sono appassionato dei vostri territori. Mi piace fare delle scarrozzate e recarmi su nei vostri bei paesi. Io vedo le vostre vigne, viaggio per i vostri castelli, incontro la vostra gente e prendo tutta una serie di storie e di aneddoti che poi riporto in miei diari di viaggio, come questo Torri e Castella, nel quale racconto tutte le mie avventure. Ma devo dirvi che proprio oggi noi siamo finiti in una disastrosa disavventura, perché stamattina io e il mio buon cocchiere, e soprattutto per un errore del mio cocchiere, stavamo percorrendo una strada e prendemmo una strada sbagliata. Questa strada diventò a mano sempre più stretta. Allora fummo costretti a scendere dalla carrozza e a percorrere alcuni passi, ma intanto la nebbia, questa nebbia fitta cominciava, in questa stagione d'estate, cominciava a salire, e a un certo punto noi non vedemmo più a 2 centimetri dal naso, e poi venne subito su, come dire, un buio, una paura avevamo, non sapevamo che cosa fare, brancolavamo nel buio e tutto d'un tratto ci siamo trovati qui. Ma voi, signori, potreste anche darci una mano. Ma mio buon cocchiere, che cosa vi sembra quel? Ma è un'asta di ferro con qualche cosa? Non ho idea di qualcosa possa servire questo. Signor Bruzzone, avete visto come sono vestite questi personaggi? Le signore hanno le gambe tutte scoperte e i signori non indossano, ma non dico la giacca, ma neanche la camicia. Oh, sapete, magari apparteranno a qualche isolata comunità dalle strane usanze, ma non offendiamoli. E poi, ma cosa sono quelle strane pertiche di ferro? Fatemi vedere, mio buon cocchiere, con delle scritte stop 50 m. Lei sa cos'è una lampadina? Oh beh, una lampadina, sì, è uno di quegli strani aggeggi che stanno mettendo a New York per illuminare le vie delle strade. Ma anche a Torino ho avuto notizia che ne stanno mettendo qualche duna. Ma cosa c'entra? Appunto. Lei in che anno pensa che siamo? Beh, come pensa? È ovvio. Siamo nel 1882. Signor Bruzzone, ha sbagliato di un secolo e mezzo. Come? Lei pensa di essere nel 1882, ma
siamo nel 2019. Come? Nel 2000, signora? 2019, non 2000. Ma non capisco. Si calmi, signor Buzzone. Ha semplicemente viaggiato nel tempo. Ma sentite, ma signori, ma ditemelo anche voi, ma questa donna è completamente pazza. Ditemi che non è vero. Ma signor Bruzzone, gliel'ha detto la signora. Abbiamo viaggiato nel tempo. E me lo dite così, abbiamo viaggiato nel tempo, come se fosse una cosa del tutto naturale. Ma, insomma, ditemi cosa possiamo fare. Ma magari per la tecnologia di questo 2000 e quello che è, sarà anche normale. Sì, ma nel 2000 sarà possibile. No. Assolutamente no. E allora? Ma qua accade di continuo. Ma mi spieghi? Io non capisco. Non lo so neanche io per quale motivo, ma accade di continuo. Anzi, voi due siete ancora giovani. Di là sotto ne ho due del 700. Due del 700? Ma cosa mi dice? Ma e poi questi in che modo sono arrivati qua? Stia tranquillo, qua la gente va, la gente viene. Non si preoccupi. Troveremo il modo per farla tornare indietro. Oh, boh, ma me lo dite in un modo talmente così leggero che... Ma sarà vero davvero? Ma poi certo, si torna indietro. Sì, si calmi, signor Bruzzone. Allora, signor Bruzzone. Lei stia lì tranquillo. Noi continuiamo. Ecco. Ma io... Voi... Sì, signor... Ma io tremo dalla paura. Voi mi mettete bello tranquillo. Guardate che strani carri. Tutti pazzi qua. Sono tutti pazzi o sono pazzo io? Questi vanno forte, questi cosi qua. Ma che oddio, ma io qua sto impazzendo. Signor Bruzzo, ma per favore, guardate, io sto tutto tremando. Venite qua. Ma cosa succede? Sì, sì, noi ci rilassiamo un po', Sì, 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 mio Dio. Seguitemi. Siamo belli tranquilli.